splendidi riti della Pasqua Campobassana, fedi e devozioni si incontrano nella chiesa di Santa Maria della Croce, nel centro storico della città. Sto parlando del settenario, cari amici di Viaggi Molise e di Telemolise. 7 sere prima della Settimana Santa, tanti fedeli di Campobasso si incontrano per pregare e cantare le lodi a Maria Addolorata. Rimanete con noi per conoscere più da vicino questa antica tradizione. Del settenario, un'usanza, una tradizione, una preghiera antica che apre festeggiamenti in occasione della Pasqua a Campobasso. Sì, sempre c'è stato qualcosa prima della Settimana Santa, è stata sempre festeggiata, anche perché l'Addolorata prima liturgicamente veniva festeggiata proprio il venerdì prima del Venerdì Santo. Il settenario è una cosa per noi molto sentita, è stato composto dal maestro Michele De Nigris nel 1890, parole e musica. Le prime volte sono state eseguite anche in cattedrale per dare maggiore solennità. Poi dopo è stato portato qui a Santa Maria perché è poi il fulcro della Quaresima e della Pasqua. Il settenario, in gergo campobassano, è il tradizionale canto dello Zug da Zù, perché si dice che ogni parte, ogni strofa viene terminata con il pizzico del contrabbasso, il suono dal pizzicato del contrabbasso. Un altro termine che pure si diceva prima, la settena, cioè da sette sere, infatti inizia il sabato e termina poi il venerdì. Quest'anno ricorre anche il 50° anno che il settenario cantato e viene svolto sull'altare, sul presbiterio, mentre prima veniva svolto in cantoria sopra. Pochi solisti ovviamente, dato anche lo spazio, pochi orchestrali, però molto sentito perché tra un canto e un altro venivano intercalate le preghiere, i sette dolori di Maria. Settenario, come le sette sere appunto che precedono la Settimana Santa in onore di Maria. Il settenario è una sorta di rimbalzo, di botta e risposta tra contrabbassi e violini, una sinfonia, una musica che anche richiama la sofferenza del Cristo che muore, dell'uomo che appunto rimane inerme davanti a tanto dolore, ma che poi diventa preghiera e contemplazione in visione della risurrezione. Sì. Soprattutto è una preghiera, magari qualcuno viene pure a ascoltarlo, posso dire, a mo' di concerto, ma è una preghiera. Infatti quando poi si decise di spostare il canto del settenario dalla cantoria all'altare, il vescovo Caringi non era tanto d'accordo, proprio perché pensava che poi si trasformasse la parte spirituale, cioè la preghiera poi si trasformasse in teatro o in un'opera. Speriamo che continua sempre con una preghiera. Filadelfia, vice parroco di Santa Maria Maggiore. Oggi qui nella chiesa invece di Santa Maria della Croce a Campobasso rivive, da come di consueto, come da tradizione, il rito del settenario, sette sere prima della Settimana Santa.
per ricordare la morte e la risurrezione di Cristo, ma soprattutto per cantare un inno alla Vergine Addolorata. Sì, è una cantata sacra e composta dal De Nigris. Fa parte di quegli esercizi di pietà popolare che servono soprattutto per la gente, per immedesimarla e iniziarla proprio a quelli che sono invece i riti della Settimana Santa. Consiste soprattutto in questo, nel immedesimarsi nel dolore della Vergine Maria, lei che è stata socia nel dolore, socia nella redenzione del Salvatore di Gesù Cristo. E sono anche le stesse note, le stesse melodie che danno l'idea della sofferenza, del dolore di Cristo, che poi diventano magnificenza davanti al mistero della risurrezione. Sì, soprattutto il testo della cantata, che diventa un po' un insegnamento per tutti i cristiani di quello che è stato il dolore di Maria. Possiamo dire che insegna a portare il dolore come lo ha portato Maria. Questo è l'insegnamento di tutta la cantata. E qual è il messaggio del dolore di Maria? Il messaggio del dolore di Maria è soprattutto questo, è un mistero. Cioè lei innanzitutto si è resa partecipe di questo mistero che è più grande di lei. Non ha avuto le risposte, soprattutto in quel preciso momento, ma con il suo fiat, con il suo credo, è andata avanti anche in quello che è stato il massimo del dono del suo figlio, cioè che ha donato la sua vita in croce. Ecco, solo alla luce della risurrezione noi possiamo spiegare questo dono che Maria ha fatto per tutta l'umanità, cioè che ha donato suo figlio per tutti. Il settenario apre così festeggiamenti alla Pasqua. Abbiamo anche la processione dei 12 apostoli durante il Giovedì Santo che visitano i santi sepolcri nelle varie chiese della città e poi la processione tanto attesa del Venerdì Santo. Insomma, una sorta di triduo, lo possiamo dire, con cui Campobasso si appresta a celebrare la risurrezione di Cristo. Sì, difatti è il triduo pasquale che inizia già con la messa del Cena Domini. Come ha ricordato, nella messa del Cena Domini in cattedrale verranno i 12 apostoli, che è un'antica tradizione che la congregazione di San Giovanni Battista continua ancora oggi nei nostri giorni, proprio rimedesimandosi nei 12 apostoli e poi facendo visita anche in tutte le altre chiese dove c'è Gesù esposto. E allora, sull'esempio di Maria Addolorata, un augurio per questa Pasqua alle porte. Sì, innanzitutto è un augurio perché, affinché tutte le famiglie che vivono un momento di lutto, di dolore, possano veramente riscoprire la luce della risurrezione. La morte non è l'ultima parola, ma attraverso la morte e risurrezione di Cristo noi sappiamo innanzitutto una cosa, che il vivere qui in questa vita deve essere una vita qualitativamente buona, cioè non sprecata inutilmente, ma soprattutto per il servizio degli altri, per dare la vita agli altri.